Lungo e folle inseguimento nel tardo pomeriggio di ieri tra Andria e Canosa, terminato proprio nella città canosina in zona 167 nei pressi dello stadio San Sabino, un inseguimento che ha avuto inizio nella città federiciana tra un Audi A6 con a bordo due carabinieri della caserma andriese ma liberi da servizio ed un Alfa Romeo Giulietta con a bordo almeno tre persone. L'inseguimento si è sviluppato sulla ex strada provinciale 231 sino alla zona periferica di Canosa, dove dopo diversi tentativi di speronamento le due vetture hanno concluso la loro corsa in uno spiazzo esterno allo stadio San Sabino. Qui diversi colpi d'arma da fuoco sparati e dei tre malviventi uno solo è riuscito a fuggire, mentre per gli altri due è arrivato l'arresto grazie alle gazzelle dei carabinieri e al pronto intervento di agenti della Polizia di Stato. Sul posto i rilievi sono stati effettuati dalla scientifica, mentre è giunto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trani. Nella vettura sembrerebbero essere state ritrovate anche delle armi. Nel piazzale invece evidenti bossoli esplosi. Resta strettissimo il riserbo degli inquirenti sulla vicenda.